In questo video parliamo di un'anteprima che avete modo di vedere al Sana. Chi non conosce il Sana è una fiera internazionale, naturale e biologica, ospita non soltanto quella che è la cosmesi biologica, ma anche l'alimentazione e tanto altro, proprio riguardante l'ambito naturale e biologico a 360 gradi. È una fiera che si tiene ogni anno a Bologna ai primi di settembre. In particolare quest'anno potete andare a visitarla se vi fa piacere dal 9 al 12. Gli orari sono davvero molto elastici e quindi dalle 9, 9 e mezza fino alle 18, 18 e 30 avete modo di entrare nella fiera. Il costo del biglietto mi sembra che sia sulle 10 euro, potete anche prenotarlo anche così avvantaggiandovi di qualche piccola riduzione. Tornando all'argomento del giorno, in questo video in particolare vi parlo quindi di un'anteprima che sarà disponibile al Sana. È un'anteprima che mi è stata inviata direttamente dall'azienda e che ho il piacere di presentarvi e in qualche modo proporvi dandovi le mie prime impressioni. L'azienda intanto di cui vi parlo è Essere, è un'azienda che nacque nel 2013 all'incirca ed è un'azienda davvero ben gestita, costituita da una gamma di prodotti, io oserei dire abbastanza professionali e con materie prime ben selezionate. Secondo me la linea Essere è un'ottima linea che vale davvero la pena provare e avere nella gamma di prodotti che si utilizza. Attualmente la linea Essere è composta da due bagno doccia che ho entrambi provato e con cui mi sono trovata davvero molto bene per la delicatezza, idratazione, nutrimento dell'epidermide, ma anche allo stesso tempo proprio per la profumazione. Insomma, sono dei prodotti davvero molto molto validi. Abbiamo anche due latte corpo, una linea capelli costituita da quattro shampoo, uno volumizzante, uno per lavaggi frequenti alla camomilla che io stramo, uno shampoo idratante, il Lang Lang, e un altro shampoo che è quello eucalipto, proprio dedicato per i capelli più grassi. Vi è in accostamento anche un balsamo, il balsamo che è mango e limone, se non erro, ed un altro prodotto dopo è anche la maschera che è cocco e vaniglia, che davvero ve ne parlai. Infatti, molte quando ve ne ho parlato hanno diciamo approfittato e hanno diciamo approfittato dei miei consigli per acquistarla e provarla. È una maschera davvero molto valida perché diciamo, va a, oltre che nutrire il capello, a ricostituirlo, anche aiuta quella che è la caduta del capello, quindi proprio lo rigenera totalmente. E ha una profumazione davvero paradisiaca, che proprio vi ricorda il periodo estivo al 100% personalmente. E poi abbiamo anche un detergente intimo, che è un detergente, diciamo, valido sia per la detergenza intima, ma anche per quella del viso e per quella del corpo, che è un prodotto davvero fenomenale, uno dei pochi che davvero vanno benissimo col mio tipo di pelle, sia dal punto di vista di igiene intima che dal punto di vista di igiene quotidiana del viso. E vi è anche una linea baby costituita da uno shampoo, un bagnoschiuma e anche una crema, mi sembra corpo se non erro. A ciò quindi si vanno ad aggiungere tre prodotti che faranno parte della linea viso, che è mancante ancora nella gamma dei prodotti Essere. La linea viso verrà costituita da tre prodotti: avremo un'acqua micellare e due creme viso, una idratante e una antirughe. Allora, io non ho ricevuto l'acqua micellare o comunque nessun sample dell'acqua micellare, quindi non ho modo di parlarvene. Posso semplicemente anticiparvi gli estratti che vi saranno contenuti in esso. L'area di Essere è un'acqua micellare che è costituita da
calendula, rosmarino, salvia, camomilla e quindi è un'azione molto dermopurificante, adatta a tutte le pelli, anche quelle diciamo più grasse che hanno un eccesso di sebo. Vi ricordo che dopo che applicate l'acqua micellare, che va proprio a struccare, anche a detergere, a nutrire, a lenire i rossori, dovete andare a risciacquare con un detergente, quale vi posso consigliare proprio quello di Essere, che è meraviglioso, che potete accoppiare ad una spugna come quella di Cose della Natura per un'azione secondo me ancora più intensa, o semplicemente risciacquando con il detergente con le mani andrà benissimo comunque. Questa acqua micellare che sicuramente valuto di provare in futuro, proprio perché io amo i prodotti da struccaggio che allo stesso tempo vanno a in qualche modo curare e aiutare quella che è la pelle, anche preparandola a ricevere gli attivi che possono proprio che vengono proposti in questo caso anche da Essere. Essere propone due creme. Scusate, ma questi sono già campioncini aperti. A me sono arrivati questi due campioncini. Amo questi due campioncini. Uno è la crema viso idratante, questa qui. E l'altra è la crema viso antirughe. Allora, cosa dire riguardo? Ho provato entrambi i prodotti personalmente perché, essendovi la presenza di olio di girasole, che comunque ha tantissime proprietà e io adoro tantissimo, purtroppo mia madre, non avendo, diciamo, essendo allergica a quest'olio, non mi è stato possibile far provare quella antirughe su di lei, che magari sarebbe stato più utile capire un po' come si comportava anche su una pelle più matura e bisognosa di una crema, diciamo, che vada a rigenerare e a prendersi doppiamente cura della Partiamo dalla pelle. Crema viso idratante. Pensavo di trovare una profumazione che proprio andasse a richiamarlo, in realtà abbiamo delle profumazioni molto simili tra le due creme, molto delicate, che quasi neanche si avvertono. Io gradisco sinceramente perché dopo che tu vai a rimuovere il trucco, utilizzare il detergente, che comunque hanno delle loro profumazioni per quanto delicate, andare ad applicare un'ulteriore crema che abbia un'altra profumazione persistente, sinceramente mi va un po' a dar fastidio, quindi non vi nascondo che il fatto che non abbia una sua profumazione molto persistente non mi dispiaccia. Quindi l'olio di mandorle dolci, che praticamente è meraviglioso perché ha una funzione molto emolliente su quelle che possono essere le pelli più secche e più aride, quindi la funzione molto idratante e nutriente della pelle, per alcune sia come idrogeno, viene anche utilizzato come olio molto valido anche pelli rossori e irritazioni. Poi abbiamo lo squalane, funzione molto emolliente su quella che è la pelle e diciamo è proprio indicato anche nell'utilizzo di prodotti per pelli sensibili, per pelli da bambini, insomma, e anche per pelli secche. Quindi diciamo proprio va benissimo per la funzione della crema. Il burro di cacao, che per me è meraviglioso e vanta tantissime proprietà, tra quelle antiossidanti, quindi proprietà comunque di rigenerazione cellulare, va a stimolare quella che è la sintesi di collagene, protettiva e nutriente della pelle, di albicocca, che è presente sia in questa crema che nell'altra, in pole position, quindi vi è una quantità maggiore. Funzione anche antirughe, oltre che idratante e vellutante della pelle, quindi diciamo che è anche una crema che in qualche modo previene, è una crema preventiva che va proprio a prevenire quelle che possono essere delle piccole eventuali rughe di espressione che si possono iniziare a formare magari all'età di 24, come me, come gli anni che possiedo, o 28 anni. In particolare l'Altea ha proprietà emollienti, lenitive, proprio grazie alla presenza delle mucillagini che vi sono all'interno. Abbiamo anche l'estratto di aloe vera, che come ben sapete ha tantissime proprietà, dalle proprietà emollienti a quelle disarossanti, lenitive, antinfiammatorie, rinfrescanti, insomma, chi più ne ha più ne metta. E poi abbiamo anche glicerina in essa contenuta, che come ben sapete ha anche queste proprietà emollienti, umettanti, idratanti, e la vitamina E, che anch'essa ha delle proprietà antiossidanti nei confronti della cute.
Questi sono un po' gli estratti, diciamo, contenuti all'interno di questa crema. Questa crema, così come quella antirughe che andremo ad analizzare un attimo dopo, ha un PAO di 12 mesi, vegan, quindi priva di prodotti, di estratti derivanti di origine animale, certificata IAB, Eco-Biosmesi, Nickel Tested, riciclabile. Come ben sapete, comunque, tutti i prodotti, diciamo, tutte le confezioni di essere sono tutte quante riciclabili, oltre al fatto che i prodotti che comunque vengono realizzati da Essere vengono realizzati anche con energia rinnovabile, grazie all'impianto eolico, al sistema geotermico. Pertanto, proprio è un'azienda che tiene molto alle Cosa dici di questa possibilità. crema? Allora, vi faccio intanto vedere la Cioè la consistenza. Se consistenza della crema. Come ben vedete, si assorbe immediatamente. Crema, quindi dal facile assorbimento, come vi ho ben fatto notare, e la cosa che mi piace tantissimo e che mi ha molto sorpreso da questi prodotti di Essere. E praticamente questa crema, infatti, non dovrete stare lì come le altre creme, magari a, non dico ore, però per quanto mi riguarda, dopo averla applicata, massaggiare finché comunque il prodotto si assorba, poiché hanno una texture davvero così pazzesca che una volta applicati sul viso basta un attimo spalmarla ed erbe già da subito. Si assorbe da subito, non lasciandovi quel senso di pesantezza sul viso, setosa, vellutata, già proprio mi dà proprio questa sensazione non appena la applico, quindi è una cosa che mi piace molto. La profumazione, come vi ho ben detto, è molto delicata, sa proprio quasi di aloe più che altro, però non è una profumazione che mi infastidisce. Purtroppo qui con le temperature davvero molto alte che ci troviamo qua in Sicilia, diciamo che diventa un po' più difficile il tester di questi prodotti e difatti avrei preferito magari provarli in un periodo più fresco, perché ovviamente al mattino completamente sudato proprio perché le temperature sono così alte che la mia pelle non riesce ad tollerare nulla se non da ottobre in poi. L'effetto sudato del mattino dopo, che comunque è dovuto alla crema in sé, l'utilizzo di questo prodotto mi ha molto stupito perché, oltre ad avermi lasciato la pelle molto morbida, idratata, mi ha anche uniformato ancora di più il colorito della pelle, rendendolo una tonalità più rosea, più viva, meno spenta, ma allo stesso tempo è andato a lenire questa crema, è andata a lenire i miei rossori, le mie piccole problematiche del viso, andandole a pian piano eliminare, quindi mi ha assolutamente, io l'utilizzo di questo prodotto mi ha molto sorpreso proprio perché mi ha migliorato assolutamente il viso. Ovviamente ne ho lasciato più un pochino giusto per farvela vedere, perché essendo un campioncino non mi è permesso di provarne chissà quanti giorni, l'avrò provata per circa una settimana e poi l'ho dovuta sospendere tornando al mio siero estivo. E comunque un ottimo prodotto, mi ha lasciato davvero molto contenta, infatti valuto di provarlo in periodi più freschi e parlarvene più nel dettaglio, dandovi con certezza al 100% le mie non impressioni, ma quando proprio sicurezze a riguardo. Riguardo alla crema antirughe, come vi ho ben detto, l'ho provata, però giustamente valuto che i risultati su di me non possono, diciamo, soddisfare quelli che potrebbero essere su un viso e su una pelle più matura, con delle rughe, anche l'espressione, con delle piccole occhiaie, cosa che comunque, ringraziando il cielo, non possiedo. Gli attivi presenti in questa crema sono diversi. Bicocca che già è presente così come nell'altra crema, abbiamo il burro di karité che è ancora più ricco, più emolliente.
andare a proteggere e nutrire la pelle, di mantenere quella che è la pelle il più possibile giovane e prevenendo le rughe. Quindi ha beta di avena sativa che oltre ad essere ottima potere emolliente sia per le pelli secche che delicate che anche per quelle dei bambini. Il caffè e la caffeina, che oltre a stimolare il microcircolo e la circolazione, quindi aiutando a rigenerare la pelle, vanno anche a tonificarla, ad avere un effetto anti-age su di essa, tonificando il gonfiore che vi si trova nella zona delle occhiaie, ma proprio perché ha problemi di gonfiore nella zona perioculare e riducendo visibilmente le occhiaie. Quindi comunque il caffè ha tantissime proprietà anche per il corpo, come ben sappiamo ha ottime proprietà anche anticellulite. Il mio, che come sappiamo è un ottimo anticaduta, ma lasciando perdere ciò, qui ha delle proprietà ricostituenti e rinforzanti dell'epidermide, vuole appunto a eliminare l'invecchiamento cutaneo dovuto anche all'esposizione solare, va a ridurre le rughe, va a ridonando salute proprio a tutto il viso. E poi abbiamo anche il tocoferolo, che è un'azione antiossidante, come ben sapete la glicerina, insomma sono questi gli estratti. Stessa cosa a Paolo 12 mesi, certificato AIB Cosmesi, Nickel Tested, insomma. La crema che personalmente vi faccio vedere la consistenza. Notate che ne ho spalmata più del dovuto. Immaginate sul viso. Va via subito. Quindi si assorbe nell'immediato e praticamente non richiede ulteriori massaggi, ma si spalma e si assorbe subito. L'ho trovato anche un po' più leggero rispetto all'altra crema come assorbimento, semplicemente che non so se sia un non so se magari sia qualche magari è stato del bicocca anche in una percentuale molto più alta rispetto all'altra crema o non saprei. Fatto sta che l'utilizzo continuo di questo prodotto mi ha creato uno sfogo di brufoli che diciamo non ho tanto ben gradito, oltre ad aver avvertito nel secondo e terzo giorno un lieve tiramento del viso, ma quello diciamo magari lo potrei spiegare come magari un potere elasticizzante dovuto proprio alla crema, che va in qualche modo a rendere la pelle un po' più giovane, andando un po' a eliminare e a ridurre le rughe presenti, che io non possiedo, quindi non ha nulla da ridurre, giustamente. Mi spiace quindi di non aver potuto dare un'opinione quanto più veritiera o comunque dettata da presenti fattori, proprio perché pur essendo un'ottima crema, su di me, non so magari se è sul mio tipo di viso, non è tra le migliori. E antino che consiglio di provarla anche magari partendo, così come con tutte le creme che consiglio, dal campioncino, che sicuramente spero nello stand di Estre sarà possibile avere per provare comunque la crema, e da lì poi provare e acquistare eventualmente il prodotto. Sicuramente non posso che consigliarvi di provare ed eventualmente acquistare la crema viso idratante, che comunque già ai tempi Francesco di Essere mi aveva comunque accennato essere quella più adatta a me, proprio perché è una crema idratante ed è adatta al mio tipo di pelle, che è una pelle molto sensibile ma allo stesso tempo mista, impura, ma allo stesso tempo secca nella zona T e tendenzialmente non dico tanto grassa nella zona sotto le guance. Per il resto la mia pelle è comunque molto sensibile a qualsiasi, diciamo, quando una crema non va bene lo si capisce da subito, è molto reattiva, quindi ho bisogno di una crema che sia idratante, perché la mia pelle ha bisogno di essere idratata, ma in maniera delicata, con dei prodotti delicati e ben combinati al punto giusto. Quindi questo penso che sia un prodotto molto valido, perché comunque non con tutte le creme mi trovo bene, quindi se già questa
nelle sue prime applicazioni mi ha permesso di vedere dei buoni risultati, valuto che nel tempo sia un ottimo prodotto. Vi invito ad partecipare al Sana se vi piacerebbe comunque vedere non solo le novità estere, ma un po' tutte le novità e immergervi in quello che è il mondo bellissimo della biocosmesi e non solo. E nulla, io spero di avervi dato qualche dritta e di avervi intrattenuto in maniera piacevole in questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao!